Ci troviamo all'ingresso del padiglione Slow Food qui a Expo 2015, un padiglione che si sviluppa su tre edifici e sviluppa dentro questi tre edifici il tema di Expo, nutrire il pianeta, ovvero come possiamo alimentare 7 miliardi di abitanti della Terra, quanti siamo oggi, o 9 miliardi, quanti saremo nel 2050. Slow Food dà la sua risposta da 20 anni a questa parte è attraverso la biodiversità, ovvero coltivando le specie vegetali e allevando le razze animali che la natura e il lavoro dell'uomo durante generazioni ci hanno messo a disposizione. Il sistema alimentare oggi non funziona. Il sistema alimentare oggi produce 800 milioni di persone che soffrono la fame, 1 miliardo e 600 milioni di persone che invece mangiano troppo, sono obese, sovrappeso, e 1 miliardo e 300 milioni di tonnellate di cibo ogni anno sprecate. Allora noi, attraverso il primo padiglione, che è una mostra, raccontiamo perché il sistema non funziona, come si può cambiare, perché bisogna passare attraverso la biodiversità e quali sono le proposte di Slow Food. Il bello della proposta di Slow Food è che il cambiamento lo possiamo fare tutti, proprio perché mangiamo tre volte al giorno. Le nostre scelte alimentari possono innescare quel cambiamento di cui c'è bisogno su tutto il pianeta. La mostra della biodiversità attraverso 10 tavoli sviluppa il tema della proposta di Slow Food per nutrire il pianeta in futuro. Il primo tavolo dice proprio che cos'è la biodiversità. Nel secondo tavolo mettiamo a confronto i mondi, il mondo della piccola produzione agricola e alimentare e il mondo della grande industria, i sistemi della grande distribuzione, della grande produzione intensiva. L'albero del cibo, che si contrappone un po' all'albero della vita di Expo, è il luogo dove tutti i visitatori possono lasciare la loro testimonianza, che cos'è il cibo per loro. Noi però facciamo partire i nostri visitatori, dopo l'introduzione, con un fondamentale: bisogna tornare a utilizzare i propri sensi, quindi facciamo infilare le mani dentro le scatole, col tatto bisogna riconoscere i prodotti che sono nascosti dentro, oppure bisogna annusare, sentire il profumo dei prodotti per capire che cosa sono, e poi si potrà scoprire se si è riusciti a indovinare o no il prodotto. Il tavolo del tempo ci dice che da 7 milioni di anni c'è l'uomo sulla Terra, ma negli ultimi 60 anni con l'agricoltura industriale intensiva abbiamo prodotto più danni che in tutti gli altri 7 milioni. Naturalmente è un dramma, perché questo ci sta portando alla sesta grande estinzione. La quinta fu quella dei dinosauri 65 milioni di anni fa. Questa volta a rischio è proprio il genere umano. Allora questa grande clessidra nei 6 mesi di Expo si svuoterà. E cosa rappresenterà? Rappresenterà tutto quello che avremo perso giorno dopo giorno di specie animali e di razze animali e di specie vegetali sul pianeta. Dobbiamo provare a fare qualcosa per chiudere questa clessidra. Noi di Slow Food ci stiamo già provando e infatti in questo tavolo presentiamo alcuni dei prodotti che in giro per il mondo abbiamo caricato sulla nostra arca del gusto, una specie di arca di Noè, di prodotti che vogliamo salvare dall'estinzione e che magari trasformiamo in presidi Slow Food. Facciamo naturalmente vedere di fronte al tavolo dei prodotti che noi stiamo cercando di salvare come funziona invece oggi il nostro carrello della spesa, quali sono i prodotti che normalmente mettiamo dentro: formaggi industriali, bibite gassate, gamberetti che per essere allevati comportano la distruzione delle foreste di mangrovie nel sud-est asiatico, oppure le insalate di quarta gamma che costano 10 volte un'insalata comprata da un contadino, ci lasciano anche la busta come rifiuto da smaltire e non sono più buone. Allora cerchiamo di spiegare che una dieta fatta di nuovo di prodotti di cui conosciamo l'origine, di stagione, freschi, è una dieta che ci può aiutare a non diventare dei giganteschi uomini di mais come quello che abbiamo messo in questo tavolo, perché oggi mangiamo mais in continuazione anche quando non pensiamo di mangiarlo, quando mangiamo carne e quindi ci nutriamo in realtà dei mangimi di mais degli animali, oppure quando beviamo una bibita gassata piena di sciroppo di fruttosio che costando poco è diventato lo zucchero più consumato al mondo, ma fa sì che il 70% della popolazione degli Stati Uniti, per esempio, oggi sia sovrappeso, il 36% addirittura obesa, grandi costi sanitari. Paghiamo un hamburger 1,30 euro, pensiamo di aver speso poco e poi spendiamo migliaia e migliaia di euro per curarci o per dimagrire. A questo tavolo ci sono dei video con delle storie dei protagonisti del mondo che noi vorremmo, un mondo buono, pulito e giusto, ovvero un mondo dove il cibo è gustoso, è piacevole,
però è fatto nel rispetto dell'ambiente, senza distruggere gli ecosistemi, e anche nel rispetto della giustizia sociale, ovvero pagando il giusto prezzo a chi lavora per produrre il nostro cibo di qualità e facendo sì che questo cibo possa essere accessibile a tutti, perché il diritto al cibo è un diritto di tutti. Chiudiamo la mostra della biodiversità con due installazioni: il mappamondo, dove Slow Food fa vedere dove sono presenti i suoi progetti, e infine nell'ultimo tavolo scomponiamo la struttura di questi tre padiglioni di Slow Food a Expo per invitare i visitatori a decidere assieme a noi che cosa fare di questa struttura dopo Expo. E dal 1 novembre in poi vorremmo che in qualche scuola, in qualche comunità, queste strutture avessero una loro funzione che continua questo racconto. La biodiversità si salva se la mangiamo, perché se la mangiamo chi la produce continuerà a fare questo lavoro. E allora noi, per dire ai nostri visitatori quanto è bello difendere la biodiversità mangiandola, facciamo assaggiare loro i formaggi, il mais, quello però buono, nelle gallette, e il vino. 600 vitigni in Italia fanno ancora il vino, 2000 formaggi tipici nel mondo. Ogni settimana noi ne proponiamo 4 diversi e invitiamo così a fare questo meraviglioso viaggio nel gusto che dovrebbe farci diventare tutti militanti in difesa della biodiversità.